E Bartolomeo ha avuto fede in queste parole, lui professa proprio già da questo primo istante, parte da un luogo comune, da una chiusura del cuore, parte da una situazione, diciamo così, standard, e poi alla fine si avventura, crede nella parola di Gesù, compie il suo cammino fino al santo martirio. Ecco, concludiamo così. Ripeto, siamo dinanzi alle spoglie mortali di San Pio. Quante volte dinanzi a lui le persone hanno vissuto esattamente questo cammino? Nelle sue parole, nelle sue indicazioni. Ancora noi, oggi, che siamo qui e che sperimentiamo questa sua vicinanza, questa sua intercessione nei nostri confronti. Se vogliamo bene Padre Pio, non è semplicemente perché, fra virgolette, fa miracoli, anche quello, ma il primo miracolo è proprio esattamente quello che in qualche modo ha fatto questo amico Filippo. È lui che ci conduce al Signore, che ci chiede di credere, ed è lui che ci accompagna, ed è lui che per primo ci ha testimoniato che dare la vita per il Signore è la grazia più bella che possiamo sperimentare in questo mondo. Vogliamo cominciare questa santa giornata con questo santo proposito.